scelta praticamente come l'altra volta perché è arrivata la haul crate e quindi ho chiesto su Instagram se vi andava l'unboxing, mi avete risposto di sì, detto, perfetto, sono tornata adesso da lavoro, sono stanchissima, però ho resistito fino a questo momento, non ho aperto la haul crate, quindi direi che è arrivato il momento di aprirla. Questa è la haul crate di maggio e il tema di questo mese è lo steampunk, quindi c'è qualcosa inerente agli Infernal Devices, non lo so, però sono troppo curiosa. E apriamo questo, ok, lo vedete solo voi lo sapete, io non ancora. Oh mio Dio! Questa è la cartolina. Dietro c'è scritto steampunk, però non guardiamo le cose che ci sono. Però questa qui è la cartolina, molto molto carina. Allora, questo coso che non so cos'è. Allora, oh mio Dio! Allora, è bellissimo. Allora, è un anellino e c'è praticamente l'angelo di The Infernal Devices. È bellissimo! Ok, andiamo avanti, mi sta piacendo un sacco. Questa cosa che è una bellula steampunk. Boh, adesso vediamo che cos'è. È praticamente una spilla. È una spilla perché dietro c'è questa cosa, giustamente delle spille. Sono un genio. È carina. Non so effettivamente se la userò mai o chissà, però è particolare. Questi qua sono degli sticker per le unghie, quindi sono quei cosi che si attaccano, si limano, e avete capito? Credo di sì, e sono stile steampunk, quindi con tutte le rotelline. Io spero che si veda qualcosa, sincero, perché poi tra l'altro è sera e quindi la luce fa schifo, però oddio, non li userò mai. Questo ha l'aria di essere parecchio figo. Gusta, io amo le chiavi, guardate quanto è bella. Mi piace, che poi chissà se... no, eh? Però, boh, è molto molto bella. Io amo le chiavi. E questa ha una bellissima... non lo so, questo fiore alla fine, una forma di un fiore. Boh, è proprio bella, mi piace un sacco. Questa concreto mi sta piacendo. Non so cos'è. Sembra uno sticker. Ok, è uno sticker che si attacca al muro. Però non lo attaccherò mai al muro, vedrò dove metterlo. Però, cioè, no, al muro è proprio... no. No, uno spreco. Questo mi anticipa la box di giugno. Oddio, ragazzi, questa copertina. Oddio, oh santa pace. È una copertina. Oddio, ma pure dentro è fatto. Sta funzionando, è bellissimo. Qui c'è la solita letterina che fa lo scrittore ai lettori. Questi sono dei tatuaggi che si fanno. E sapete che cosa ci farò con questi? Ci farò un fantastico segnalibro apposito per questo libro. Questa copertina è bellissima, a parte che sbrilluccica, quindi, cioè, oh mio Dio. Dietro è fatto così, le pagine non sono lineari, e quindi sembra che, non lo so, un vecchio manoscritto. Londra è stata distrutta, inizia così, da un blitz di bombe, e gli unici che sono sopravvissuti alla distruzione e al virus mortale sono i bambini. Tra tutti questa sedicenne Gwen Darling e il suo giovane fratello Joan. Ah no, i suoi giovani fratelli John e Mikey. E passano le loro notti e i loro giorni a evitare praticamente questa Marauders. Non so cos'è. Ah, è un'armata tedesca, credo, capeggiata da questo capitano Hans Otto Oswald, Captain Hook. Ma allora io credo che sia una specie... Sì, ragazzi, ok, non l'ho capito solo adesso, sono proprio stupida. È un retelling di Peter Pan. L'unico modo di crescere e sopravvivere si chiama Everland. Wow. Ragazzi, sono veramente molto molto soddisfatta, soprattutto del libro che è uscito. Niente, la box è finita qui, sono uscite belle cose. Spero che questo unboxing vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo iscrivervi al canale qui sotto, lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto, commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa haul crate. E io voglio assolutamente leggere questo Everland per farvi sapere che cosa ne penso, perché wow, sembra bellissimo. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacio, ciao pumpkins!